La vedete così tranquilla, ma in campo ha una faccia che fa paura. Adesso è sorridente, però ve lo giuro, in campo veramente. Francesca Magazza, io sono rimasto veramente impressionato dalla tua presenza in campo. Tu sei capitano di questo squadrone, avete cannibalizzato la giornata, in pratica non avete lasciato nulla a nessuno. Insomma, a parte gli ovvi complimenti, io sono veramente impressionato dalla tua prestazione, onestamente. Grazie mille, io amo giocare al massimo, è quello che il nostro allenatore ci sta trasmettendo, quello di giocare un punto alla volta e pian piano lo stiamo riuscendo a fare di squadre, questo è l'importante. Ci vuole testa, ci vuole pazienza, però pian piano speriamo di raggiungere l'obiettivo, ecco. Io durante la telecronaca ho detto che Green Warriors Sassuolo è un gruppo che già senza Antropova sarebbe un gruppo top, spettacolare. È chiaro che se ci aggiungiamo anche un giocatore straripante fisicamente, con una potenza veramente incredibile, avete tutte le carte in regola, insomma, per poter sognare questo scudetto Under 19. Noi lo speriamo, stiamo lavorando duro per questo. Certo, Kate è un elemento che fa la differenza, è un giocatore non indifferente, però insomma, se riusciamo ad ottenere, non basta solo lei per vincere o arrivare dove vogliamo arrivare, quindi serve la mano di tutte e speriamo davvero di lavorare duro in questo periodo e di ottenere il massimo risultato, che si vinca, che si perda, sempre dare il massimo. Io infatti anche in telecronaca l'ho detto, insomma, a parte ovviamente la tua prestazione, anche, anche Annetta Zoizi, veramente tutte quante voi esterne di Sassuolo oggi, una prestazione eccezionale, molto pulita, pochissimi errori e poi una straordinaria gestione dei palloni brutti, cioè quando la palla è bella, ok, la tiriamo, quando la palla è brutta il livello della difficoltà che riuscite a indurre all'avversario è molto 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 elevato, veramente. Sì, questo è fondamentale, è vero, i palloni belli, attaccare e fare un bel punto è soddisfacente, però lo è ancora di più quando la palla è brutta e in qualche modo magari il libero fa una difesona e il palleggiatore fa un miracolo e l'attaccante fa punto, quello poi è spettacolo e è bellissimo. Bene Francesca, grazie davvero dello spettacolo di oggi e in bocca al lupo per le fasi nazionali. Noi vi facciamo veramente tutti gli in bocca al lupo da parte di tutta quanta la società, mi raccomando fatevi valere, noi vi guarderemo dal 23 al 25 di luglio, giusto? Grazie mille, daremo il massimo, speriamo di arrivare più in alto che possiamo e niente, sono contenta che vi siate divertiti oggi e un ringraziamento a tutti in generale e buona serata.